Una piazza Vittorio Emanuele piena di fedeli e animata da grande entusiasmo ha salutato l'ingresso del nuovo vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa. A portare il saluto in cattedrale, dopo il passaggio di consegne da parte di Monsignor Miniero, il vicario generale Don Franco Pecoraro. In piazza invece si è svolta la celebrazione eucaristica alla presenza di oltre 100 presbiteri dei vescovi della Campania e del vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Vincenzo Savino. C'è una gioia indescrivibile, è una gioia che è condivisa negli occhi sia dei calabresi che dei cilentani. È bello respirare questo amore di Cristo che vive in una comunità come quella della diocesi di Vallo della Lucania. Sì, no, è la bellezza veramente del dono dello Spirito, come dicevamo già a Savino, quando un dono è dono c'è la gratuità, c'è la generosità. E c'è la, ecco, questa semplicità nell'accoglierlo, nell'essere grato, e questo crea gioia, crea armonia, ed è bello questo che stiamo vivendo anche questa sera. Allora, tra l'altro abbiamo le note di sottofondo di questa canzone che è l'inno del Cilento. Sono nato a Luciliento e me ne vanto, ma adesso lei dovrà dire: arrivo a Luciliento e me ne vanto. Certo, me ne vanterò sicuramente, perché sono parte di questa chiesa, essendo adesso anche essere parte di questa terra, e speriamo di fare cose belle insieme. E tra l'altro la sua agenda già è piena di impegni, perché è adesso le toccherà girare la diocesi, incontrare tante persone. Abbiamo visto questa sera in piazza veramente tante associazioni, tanti movimenti. È una forza questa, quella della diocesi, e allora con il suo pastore si potranno fare tante belle cose. Sì, già ho segnato alcuni appuntamenti per quanto riguarda alcune feste, sarà l'occasione per conoscere la comunità, ma sicuramente ne arriveranno altre, ma io, se sono libero, vado, perché è bello conoscere la comunità. Allora, solo un saluto ai telespettatori di Info Cilento. Allora, bene, sono in altre occasioni per vederci, per sentirci, per stare insieme in forme sempre nuove e belle e diverse. Arrivederci. Un momento importante per il Cilento, l'ingresso del nuovo vescovo, Monsignor Vincenzo Calvosa. Ma certo, a cui diamo il benvenuto, il buon lavoro, perché è un lavoro importante. È vero che è un ruolo spirituale di fede, ma è un ruolo anche pesante, perché la Chiesa è stata sempre vicino alla gente, al popolo, ai bisogni. E quindi anche il vescovo è una figura importante nel percorso di crescita, di progresso e di speranza per questa terra. Ma c'è una bella comunità, ormai le cose stanno cambiando, i comuni lavorano e stanno insieme. È una guida questa importante, faticosa, perché è una diocesi molto grande, complessa, anche se semplice, perché sono piccole comunità, però davvero siamo vicini al nuovo vescovo come sindaci, come cittadini, come fedeli, e quindi cercheremo di fare il nostro meglio.